L'ultimo atto di una stagione dolorosamente assurda non poteva che essere così fatto. Gara dominata dalla tensione, rare occasioni da gol, ovviamente di marca Bitontina, e Arachiri degli uomini di Alessandro Potenza. Esattamente questo è stato lo psicodramma nomato finale playoff del girone H di Serie D, andato in scena oggi sul prato smeraldino del Nunzio Fittipaldi, che ha visto trionfare Francavilla Insini di Nicola Ragno, autore di un autentico miracolo in terra lucana. L'allenatore di Apricena conferma la squadra vincente di mercoledì con Cannizzaro in porta, muraglia difensiva a tre con La Cassia, Lanzolla e Pet, in mezzo Danna e Stasi a pungere sulle fasce, al centro Addae più fegatoso del solito, Piarulli magnanime ubiquo, Taurino genio intermittente, avanti Santoro e Lattanzio pronti a battersi, in vano però. Il collega molfettese sfodera analogo schema tattico con Prisco fra i pali, protetto da Di Ronza, Ferrante e Russo, in mediana Cristallo e Polichetti larghi, Gentile, Gancio e Petruccetti nel cuore della pugna. Nolè e Croce, la coppia d'attacco. Si parte al terzo cortese mail di Ganci su Piazzato per Cannizzaro. 5 minuti e buco di Di Ronza, Lattanzio ne approfitta e si presenta solo dinanzi a Prisco, che gli sbarra la porta. Dopo la mezza, lancio chilometrico per Nolè, che viene stoppato dal provvidenziale La Cassia. Minuto 42, lob illuminante di Taurino per Santoro, che fantozianamente si incarta e spreca. Ad un minuto dalla pausa, Petruccetti sguscia un paio di leoncelli sulla destra e Scodella al centro, rovesciata impeccabile ma flebile di Croce, blocca Cannizzaro. La ripresa vedrà per lunghi tratti i padroni di casa quartierarsi occhiuti dietro, gli ospiti ostentare una manovra caratterizzata purtroppo da farragine e affanno. Al 20° break celere di Taurino e campanile conclusivo di Danna innocuo. A 4 primi dalla mezza, traversone di Cristallo da destra, stacco quasi imperioso di Stasi che la piazza nell'angolo, 1-0. 120 secondi, i rossoblu restano in 10 per l'espulsione del forte esterno, giallo e rosso per lui in pochi istanti. Al 38°, Petruccetti servito da Guarnaccia, sorpreso dal cadeau, sbaglia. A 6 dal triplice fischio di Giaquinto di Parma, l'incornata altissima di Petta non può non tirare giù il sipario al campionato tristemente stregato dei bitontini.